Buongiorno ragazzi, veniamo alla unità di apprendimento su Dante Alighieri. Allora, vediamo un po' chi è Dante Alighieri. Ho messo qua l'immagine della sua statua. Le sue statue sono presenti in molti luoghi in Italia perché è considerato un po' il rappresentante dell'Italia nel mondo. Ha una vita un po' particolare Dante. Nasce nel 1265, una famiglia della piccola nobiltà fiorentina. E in gioventù, come abbiamo visto, vive un'amicizia importantissima con il gruppo dei poeti stilnovisti, soprattutto con Cavalcanti, ma anche con Lapogianni e Cino da Pistoia. E intorno a questa amicizia si crea un gruppo di letterati, i famosi poeti stilnovisti, che Dante definisce i fedeli d'amore, cioè coloro che si riferivano all'amore, per ogni loro riflessione. L'incontro importante nella vita di Dante, abbiamo detto, è quello con Bice Portinari, la Beatrice che sarà protagonista, della vita affettiva di Dante, benché Dante fosse sposato con un'altra donna. Questa donna importante, questa donna che percorrerà l'inizio della sua esperienza letteraria attraverso la Vita Nova e che arriverà fino al termine della sua vita con il racconto del viaggio nell'oltretomba della Divina Commedia. Ma Dante, abbiamo detto, ha anche una forte esperienza politica, dapprima nella città di Firenze e poi girando per l'Italia dopo l'esilio. Nel 1300 diventa priore, era una carica molto importante all'interno del comune di Firenze, e quando è priore fa esiliare il suo amico Cavalcanti, perché benché facesse parte dello stesso partito politico, cioè dei Guelfi Bianchi, Cavalcanti era ritenuto troppo estremista e siccome Dante voleva la pace, lo fa esiliare. Questo ci fa capire il forte senso di giustizia di Dante che arriva fino ad esiliare un suo amico, senso di giustizia che ritroveremo fortissimo nella Divina Commedia. 2 anni dopo, nel 1302, a causa di un intrigo di Papa Bonifacio VIII che lo chiama a Roma, i Guelfi Neri prendono il potere a Firenze e lo fanno esiliare. L'accusa è baratteria, cioè sfruttare il proprio ruolo politico importante per chiedere dei favori. Più avanti Firenze chiederà a Dante di tornare, ma Dante si rifiuterà. Tanto che dopo aver girato vari comuni dell'Italia del nord e del centro, morirà nel 1321 a Ravenna. Abbiamo detto che l'esilio è uno spartiacque, divide in due la vita di Dante. È un'occasione per Dante, è una grande occasione. Vi ho messo alcune immagini, un Dante triste che se ne va per la strada, dovendosi allontanare da Firenze, oppure un'immagine d'epoca dove proprio viene raccontato l'esilio dantesco. Le ultime due immagini sono la rappresentazione di quanto Dante sia diventato importante. Ravenna gli costruisce una tomba che vedete qua sotto, che è ancora visitabile, nelle quali sono le spoglie di Dante. Ma anche Firenze, pentita, nel 1800, dentro la Basilica di Santa Maria Novella, fa costruire un monumento che doveva contenere le spoglie di Dante, ma che Ravenna si rifiuterà sempre di consegnare. Perché è importante l'esilio? Perché per Dante è una sofferenza incredibile, lui si sente ingiustamente esiliato, lui, abbiamo detto, aveva un forte senso di giustizia, ma è anche l'occasione per Dante per la propria consapevolezza, da un lato di essere portatore di giustizia, portatore di verità, quindi nasce un desiderio di vendicarsi per certi versi, ma in modo positivo, cioè facendosi portatore di un messaggio di giustizia, di morale e diventando quasi un giudice delle situazioni italiane. Accadrà moltissimo, questa cosa accadrà fortemente all'interno della Divina Commedia. Ma questo girare durante l'esilio in diverse corti italiane fa nascere in Dante, cioè portarlo fuori da Firenze, quindi da una situazione comunale, a una situazione invece di corti italiane, quindi di più ampio respiro, lo porta a sviluppare in lui una coscienza nazionale, cioè un'idea di Italia. È il primo che racconterà di una politica unitaria italiana sotto l'egida, sotto la cappa dell'impero, garante della pace.
e dall'altro l'idea che l'Italia deve andare verso una lingua comune, quindi trovare una lingua che possa essere parlata da tutti gli italiani. Dante è un uomo medievale, è un uomo medievale, vediamo in questa immagine un'idea di Dante all'interno di quello che era un concetto di universo dell'uomo medievale, un concetto che racchiude al suo interno tutto il sapere che l'uomo medievale poteva contenere. Ma Dante, poi vedremo, è anche un uomo moderno, ma prima ci fermiamo un attimo sulle caratteristiche medievali di Dante. Lui è il punto di riferimento. Il Medioevo con lui sostanzialmente finisce e raggiunge il suo massimo livello di coscienza. Dopo di lui i poeti, gli intellettuali avranno altri punti di riferimento. Nascerà l'umanesimo e il Rinascimento, vedremo nelle unità di apprendimento successive. Lui è l'ultimo grande pensatore medievale. Le caratteristiche medievali del pensiero di Dante sono alcune. La prima è l'autoritas, è una parola latina. Autoritas vuol dire dare fiducia incondizionata a chi c'è stato prima di te, soprattutto se sono dei grandi pensatori. Però nel Medioevo questo riconoscimento della grandezza degli antichi era legato a un'ottica cristiana, cioè come se gli scrittori antichi, i pensatori antichi, avessero avuto delle illuminazioni che prevedevano l'avvento dell'era cristiana, anche se erano nati molto prima di Gesù Cristo. I due punti di riferimento nell'antichità per Dante sono Virgilio per la poesia, per la letteratura, e Aristotele per il pensiero filosofico, quindi per la conoscenza del mondo. In questo periodo va di moda un certo tipo di filosofia che si chiama filosofia scolastica, che Dante apprende, impara. La filosofia scolastica sostanzialmente determina il raggiungimento di un'idea, cioè di una tesi su un qualcosa, attraverso la contrapposizione di due tesi opposte che vengono fatte dialogare e una delle due sconfigge l'altra e diventa la tesi ufficiale. Ma centrale nel pensiero medievale, dell'uomo medievale e nel pensiero soprattutto di Dante, è l'interpretazione allegorica. Cioè la realtà non è mai semplicemente come la vediamo, ma ha sempre un significato simbolico, un significato simbolico che richiama la presenza di Dio nel mondo. L'allegoria però fa in modo e definisce il fatto che la realtà e il simbolo sono presenti contemporaneamente. Cioè non è che il simbolo superiore alla realtà, entrambe le cose vivono insieme. Soprattutto nei suoi testi, nella Divina Commedia in particolare, il significato letterale, cioè la cosa per come è, e quello simbolico, quindi morale, spirituale, il simbolo, convivono insieme, sono la stessa cosa. Ad esempio, molto semplicemente, la Divina Commedia è un viaggio che Dante fa nell'aldilà. Ha un significato letterale, cioè Dante afferma di aver fatto veramente questo viaggio, ma anche un significato simbolico. Ogni cosa che avviene nella Divina Commedia ha un significato morale, di insegnamento, religioso piuttosto che civile. Vi ho messo come esempio l'immagine delle tre fiere che Dante incontra, all'ingresso dell'inferno. Queste tre fiere Dante afferma di averle incontrate veramente, ma ognuna di esse, la lupa, la lonza e il leone, rappresenta simbolicamente uno dei vizi dell'umanità. Quindi entrambe le cose convivono. Abbiamo visto il Dante medievale, vediamo il Dante moderno, perché Dante è anche estremamente moderno. È per questo che oggi è ancora lettissimo, lo si utilizza, ci si confronta con le sue idee, perché l'opera dantesca arriva più avanti, apre una strada alla modernità. In che modo? Dante è il primo grande intellettuale moderno, cioè un intellettuale che fa letteratura, che fa filosofia, per diventare non solamente uno che approfondisce, studia, ma anche assumere il ruolo di guida morale e civile della società e dei cittadini. Cioè tutto quello che Dante scrive serve a dare un insegnamento per vivere meglio nella società e vivere meglio personalmente. Quindi è un intellettuale moderno. Tutti gli intellettuali da lì in poi avranno la pretesa di guidare la società.
Il secondo motivo di grande modernità di Dante è l'uso della lingua volgare. Fino ad allora il volgare è stato utilizzato per fare poesia di divertimento oppure per parlare, ma tutto ciò che era importante da scrivere veniva scritto in latino. Dante è il primo a scrivere opere di grandissima importanza culturale e intellettuale nella lingua materna, cioè nel volgare, la lingua che per primo lui spinge e cerca di giustificarne l'uso per parlare anche di cose importanti. Quindi il volgare assume una dignità letteraria, grazie a Dante. Vi ho messo una frase di Dante sul volgare. Venendo subito al punto, dice Dante, cioè veniamo subito al punto centrale, che chiamo lingua volgare quella che i bambini apprendono da chi sta loro intorno dal momento che cominciano ad articolare i suoni. Cioè, la lingua volgare è quella che i bambini imparano dalla mamma, subito, immediatamente. Oppure, per essere più brevi, la lingua volgare è quella che senza bisogno di regole impariamo imitando la nostra nutrice. Quindi lui comincia a definire le caratteristiche della lingua volgare e poi vedremo, soprattutto nel convivio, ma in modo particolare nel De vulgari eloquentia, comincerà a dargli una giustificazione letteraria. L'ultimo grande motivo per cui Dante è moderno è che per primo, in un'epoca che in storia abbiamo visto, la Chiesa, nella quale la Chiesa cerca di imporre il suo potere non solo sulla sfera religiosa, sul mondo religioso, ma anche su quello politico, Dante separa i due campi, cioè afferma che la Chiesa deve fare il benessere della vita spirituale delle persone, mentre il potere temporale, cioè il potere politico, deve fare il benessere, reale, il benessere concreto. Questi due poteri devono andare parallelamente verso la felicità dell'uomo. È un concetto molto moderno, l'idea che la religione sia separata dalla politica. Lo vedremo nella sua grande opera Monarchia. Dividiamo in due la sua vita, però, l'abbiamo fatto anche in classe, perché la sua vita cambia drasticamente. L'esperienza politica di Dante si divide, poetica e politica, in due distinti periodi segnati dall'esilio. Prima dell'esilio abbiamo come grande opera La Vita Nova, 1265-1302. È una poesia disimpegnata, quella stilnovista, è una poesia che racconta l'amore, la lode della donna amata. Dopo l'esilio, invece, comincia a fare una letteratura molto impegnata per riscattarsi dall'umiliazione dell'esilio. E è l'occasione per Dante per dimostrare la sua superiorità intellettuale rispetto a chi lo ha esiliato. Quindi, dopo l'esilio, abbiamo grandi opere come il Convivio, il De Vulgari, Monarchia, ma soprattutto la Divina Commedia, 1302-1321. Tutte le opere di Dante sono non concluse, tranne la Divina Commedia, perché lui ne inizierà tante, ma la Divina Commedia poi lo prenderà, il massimo spazio. Nelle opere che studiamo di Dante, in mezzo abbiamo le rime. Perché le rime, lui comincia a scriverle giovanissimo, le rime sono tutte quelle poesie che Dante non inserisce nella Vita Nova o nel Convivio, e attraversano tutti gli anni della sua vita, quindi non sono considerabili come pre o post esilio. Infatti cominciamo a vedere le opere di Dante, cominciamo proprio dalle rime. Sono scritte fra il 1233 e il 1307, poi l'impegno della Divina Commedia gli fa smettere di scrivere poesie. Lo fa smettere. Sono le poesie che Dante non inserisce o nella Vita Nova o nel Convivio, quindi sono poesie sparse che lui non ha il tempo di risistemare e le abbiamo ritrovate più tardi. Sono poesie sperimentali, cioè lui sperimenta tutti i tipi e i modelli di poesia che c'erano all'epoca. Ad esempio, le rime petrose. Le rime petrose si rifanno al Trobarclou. Se vi ricordate i provenzali, c'era il Trobarleu che era quello semplice, il Trobarclou che è quello difficile, poesie molto difficili da interpretare. Poi ci sono le canzoni morali, sono delle canzoni, quindi non dei sonetti, mi raccomando, sono molto più lunghe, strutturate in maniera diversa, nelle quali Dante cerca di trasmettere in forma poetica degli insegnamenti, per questo si chiamano canzoni morali. Poi c'è lo stile comico. Siamo nell'epoca in cui stilnovisti e comico-realisti convivono, si conoscono, sono amici, nemici, si prendono in giro. Dante scrive molte poesie anche in stile comico. Purtroppo non ce ne sono rimaste tante, ma sappiamo ad esempio che con Cecco Angiolieri, una
poesia che vedete qua sotto, c'era stato un forte scambio di poesie. Ad esempio, c'è Congiulieri in un suo sonetto scrive: Dante Alighieri, se io son bombe golardo, tu mi tien ben la lancia le reni. Se io desno con altrui e tu viceni. Se io mordo il grasso, tu ne sugi il lardo. Se io cimo il panno, tu vi freghi il cardo. Sostanzialmente c'è Congiulieri prende in giro Dante perché gli dice: tu fai il poeta stilnovista, ma in realtà sei uguale a me. Se io mangio con gli altri, tu ci ceni. Se io mordo il grasso, tu lo succhi. Cioè, è una presa in giro per dire: Dante, non fare troppo lo stilnovista perché sei uguale a me. E probabilmente Dante gli ha risposto, ma non abbiamo la poesia. Poi ci sono le rime giovanili, quelle prime scritte da Dante, sono poesie sperimentali, dove lui comincia a sperimentare lo stile nuovo, o si rifà anche a poesie prese dallo stile siciliano ambientato in Toscana, quindi il siculo toscano. Oppure c'è il Dante stilnovista delle poesie che non sono rientrate nella vita nuova, ad esempio quella che abbiamo letto in classe, che ci racconta la storia di questa amicizia con gli stilnovisti: Guido, io vorrei che tu l'apri Dio. Quindi io vorrei che andassimo nel mare a fare tutto quello che vogliamo e a parlare d'amore. Perché ci interessano le rime? Perché dimostrano la capacità di Dante di utilizzare diversi registri linguistici. Importante che voi sappiate quali sono i registri linguistici. Dante definisce tre registri poi nelle Vulgari Eloquentia: quello tragico, cioè lo stile elevato per parlare di cose importanti, quello elegiaco, lo stile medio, per parlare di sentimenti, di situazioni di affetto, situazioni quotidiane, e quello comico, quindi le poesie comico-realiste, ad esempio, quindi quello basso, un linguaggio volgare, un linguaggio grottesco. Sono tre livelli sperimentali che Dante utilizza con molta facilità, passando da uno all'altro. Questa caratteristica di Dante si chiama plurilinguismo di Dante. Io mi fermerò moltissimo sul plurilinguismo di Dante. Cioè, Dante sarà capace di utilizzare diversi registri linguistici contemporaneamente. Questo accadrà soprattutto nella Divina Commedia, nella quale Dante dimostrerà appunto questa sua capacità. All'Inferno utilizzerà uno stile molto basso, nel Purgatorio utilizzerà uno stile medio e in Paradiso uno stile estremamente elevato. Ma veniamo alle opere principali, La Vita Nova. Vi ho messo un'immagine, c'è il nostro Dante che è sul ponte sul Lungarno e vede passare la bellissima Beatrice. È La Vita Nuova, è il racconto di una storia d'amore. Il racconto di una storia d'amore fra Dante e Beatrice. Si incontrano a 9 anni, poi 9 anni dopo, fino a che lei muore, e poi gli viene annunciato che Beatrice è in paradiso. Lui affermerà di non poterne più parlare fino a che non avrà trovato il linguaggio giusto. Infatti poi ne parlerà nella Divina Commedia. La Vita Nuova è un prosimetro. Che cos'è il prosimetro? È un misto di prosa e di poesia, quindi di letteratura in prosa e di versi. La prosa è la cornice, racconta la storia che sta succedendo, tutta la storia d'amore fra Dante e Beatrice. La poesia si mette in mezzo e racconta in versi alcuni momenti particolari di questa storia d'amore. La Vita Nuova è un itinerario esemplare. È un itinerario esemplare perché è la storia d'amore di Dante, ma Dante ce la presenta come esempio, esempio che tutti dovrebbero seguire per vivere un amore che da terreno, da banale, diventa spirituale, diventa elevato. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che la sua giovanissima etade si convenia. La descrive immediatamente da uomo innamorato. È apparsa di un colore bellissimo ma umile, onesto ma sanguigno, cinta e ornata come doveva essere nella sua giovane età. La Vita Nuova si divide in tre fasi. Segue un po' la storia dello stilnovismo, perché nella prima fase si rifà alle idee stilnoviste di Guinizelli. Quindi riprende da Guinizelli alcune caratteristiche del primo stil nuovo: la donna angelo che ti saluta, il saluto che ti dona salvezza. Poi c'è una seconda fase, Dante soffre perché Beatrice gli toglie il saluto, cioè non lo saluta più.
abbiamo visto il perché nella storia della vita nuova. Non lo saluta più e quindi lui soffre e riprende le idee di Cavalcanti nel descrivere non più la donna angelicata, ma il dolore che lui sta provando dentro se stesso. Ma Dante va oltre, diventa il più grande poeta stilnovista, cioè porta una novità, la terza fase che è lo stile della lode. La novità grande è che la lode dell'amata deve essere fine a se stessa, cioè non è più il saluto ad essere necessario. Cioè, il poeta stilnovista lodava l'amata, le dedicava delle poesie, in cambio voleva il saluto, voleva almeno della considerazione. Ma Dante afferma che il saluto non è più necessario. La donna angelo è talmente immensa, Beatrice è talmente superiore. Vi ho messo un'immagine di Dante che bacia la mano a una Beatrice che oramai è diventata eterea, è trasparente quasi, che non ha più senso aspettarsi qualcosa di cambio. L'unico scopo della poesia è lodare la donna amata senza pretendere nulla in cambio. Quindi Beatrice si trasforma definitivamente da amore di Dante a essere angelicato, che dona salvezza e salute solamente a chi la incontra. Quindi vi ho messo le tre fasi: Guinizelli, Cavalcanti e Dante e la donna che diventa angelo a tutti gli effetti. Dante afferma, finendo la vita nuova, dicendo che non ha più le parole per descrivere Beatrice che è andata in paradiso, come dire, ci fa capire che forse un giorno avrà le parole, ce le avrà nel paradiso della Divina Commedia. Lui afferma: spero di dire di lei quello che mai non fu detto di alcuna. Ma veniamo alla seconda opera, Il Convivio. Il Convivio è la prima opera dopo l'esilio. È scritto fra il 1304 e il 1307. Convivio. Quando qualcosa è conviviale, quando ci si diverte tutti insieme, solitamente mangiando. Il significato di convivio è banchetto, esattamente come la vita nuova è un prosimetro, cioè c'è la prosa nella quale Dante spiega le sue idee e delle canzoni morali, le abbiamo viste prima, sono canzoni che vogliono dare un insegnamento. Avrebbe dovuto essere un'opera immensa, dove Dante creava questo banchetto di sapere, di tutte le sue conoscenze. Avrebbe dovuto essere composto da 15 trattati e 14 canzoni. Ne compone solamente 5 trattati e 4 canzoni, perché poi inizia a comporre il De Vulgari Eloquentia e poi la Divina Commedia. Qual è lo scopo del convivio? Lo scopo del convivio è avvicinare chi non ha potuto studiare, quindi i non letterati, alla conoscenza. Come abbiamo detto, fino ad allora la conoscenza era destinata solo a chi sapeva leggere latino. Dante dice: no, il mio banchetto sarà a disposizione di tutti, quindi lo scrivo in volgare. Ritorniamo al concetto di intellettuale che vuole insegnare qualcosa a qualcuno e di lingua volgare per permettere a tutti di accedervi. Vi ho messo un'immagine di un banchetto e l'inizio del De Vulgari Eloquentia. Dante organizza un banchetto di cultura disponibile a tutti, disponibile a chi non ha potuto studiare. Siccome gli illetterati, coloro che non sanno il latino, lo sono per svariati motivi, a volte devono lavorare, a volte non hanno scuole per imparare, Dante gli mette a disposizione il volgare per poter imparare e mette a disposizione tutto il suo sapere. Ma questo non è solo un gesto, di bontà di Dante, è anche uno strumento di propaganda, perché Dante vuol dimostrare, come abbiamo detto dopo l'esilio, di essere un grande intellettuale. Quindi, per fare meglio propaganda, cerca di raggiungere quante più persone possibili. Abbiamo detto che scrive in volgare perché ci sono dei motivi affettivi, è la lingua materna e è la lingua che Dante ha già utilizzato. Dante ha già scritto La Vita Nova, è già un affermatissimo poeta, ha già dimostrato che il volgare è una lingua con la quale si può scrivere delle cose fantastiche. E quindi giustifica in questo modo l'uso del volgare. Il pubblico cambia rispetto alle poesie stilnoviste, non sono più i fedeli d'amore che potevano capire le poesie, ma sono i nobili d'animo, coloro che hanno tutte le qualità, la borghesia comunale che abbiamo visto in storia, per migliorare se stessi indipendentemente dalla nascita. Quindi tutti coloro che vogliono imparare qualcosa.
vogliono crescere, vogliono migliorarsi, nobili d'animo. Scrive in volgare, però è un volgare molto difficile, perché questo volgare doveva confrontarsi con il latino. Ok? Quindi costruisce le frasi alla maniera latina, utilizzando l'ars dictandi. Che cos'è l'ars dictandi? È lo stile per costruire bene delle frasi in latino. Ad esempio, troviamo il verbo sempre alla fine. Oppure troviamo moltissime frasi subordinate che si incastrano una con l'altra, che fa diventare la lettura del convivio estremamente difficile. Un'altra cosa che succede è che non si parla più di Beatrice. Dante ha detto che non ne vuole più parlare fino a che non avrà le parole giuste. E quindi la donna a cui si rivolge per scrivere quest'opera diventa una donna che non esiste, che però esiste nella cultura di Dante, cioè la filosofia, il desiderio di sapere. Ho messo un'immagine della donna immaginata come filosofia, con un libro, e gli ho messo un'idea moderna di quello che poteva pensare Dante essere il convivio. Avete presente Wikipedia? Si costruisce tutto il sapere dell'umanità, ognuno ci aggiunge qualcosa ed è a disposizione di tutti. Liberissima Wikipedia. La stessa cosa voleva fare Dante con il convivio. La terza opera che vediamo di Dante è il De vulgare eloquentia. Lui utilizza il volgare nel convivio, però lo accusano. Lo accusano del fatto che non si può parlare se non in latino. Di cose importanti. Soprattutto accusano Dante di scrivere in volgare perché non conosceva il latino e allora lui decide di scrivere un'opera in latino. Quindi il De vulgare eloquentia, cioè circa l'importanza nel parlare della lingua volgare, significa in latino, dimostra la perfetta conoscenza della lingua latina di Dante e è la prima opera, il primo trattato di linguistica di stile poetico ed è la prima storia della letteratura italiana. Cioè, è un primo trattato di linguistica, nel senso che Dante studia l'evoluzione delle lingue. Quando l'uomo preistorico occupa l'Europa, secondo Dante nascono tre lingue, il greco, il germanico e il latino. Il latino domina, ma quando finisce l'impero romano si spezza, come abbiamo visto, in lingue romanze. Queste lingue romanze, una di queste lingue romanze è appunto l'italiano, che però anch'esso non è una lingua unitaria, ma è spezzettata in dialetti italiani. Dante fa tutto un percorso di analisi storica di queste lingue, di come si evolvono. È il primo a fare questa cosa, a cominciare a pensare allo sviluppo delle lingue. Ma è anche il primo che, attraverso l'uso del volgare, cerca di spiegarne, i modi di fare poesia, quindi lo stile poetico. Fa un percorso sugli stili possibili e sui registri linguistici utilizzati nella letteratura dai provenzali in poi. Elabora la teoria degli stili che abbiamo visto prima, tragico per discorsi molto elevati, elegiaco, una lingua media per parlare di sentimenti, di paesaggi, di quotidianità, il comico per parlare invece di cose degradate, cose basse, cose volgari. Queste tre teorie stilistiche saranno importanti nei secoli successivi perché tutti vi si atterranno, cioè seguiranno quest'idea di scrivere attraverso determinati registri linguistici alcune opere. Quindi abbiamo detto, primo trattato di linguistica, primo trattato di stile poetico e anche la prima storia della letteratura italiana. Il nostro manualone di letteratura italiana, Dante è il primo a immaginarselo. Ovviamente la letteratura italiana non ha tanta storia, perché Dante è uno dei primi, eppure riesce a fare una storia della letteratura italiana dai siciliani fino allo Stil Novo, lasciando immaginare che lui sia il punto più elevato dello Stil Novo, ma anche il superamento verso qualcosa di nuovo. Nel De vulgare eloquentia, la cosa centrale di Dante è che lui, analizzando i dialetti italiani, decide di andare a cercare il volgare perfetto, cioè il volgare che potrà diventare la lingua italiana scritta per scrivere cose importanti. Nessuno dei dialetti italiani è il volgare perfetto, ognuno ha dei difetti, persino il fiorentino. E quindi Dante decide di stabilire delle caratteristiche che dovrà un giorno avere questo volgare per diventare il volgare perfetto italiano. Esso dovrà essere curiale, cioè da curia. Che cos'è la curia? È il luogo in cui si riuniscono tutti gli intellettuali,
Quindi curiale vuol dire che tutti gli intellettuali possono ritrovarsi in questo volgare e parlare tutti un'unica lingua per capirsi. Deve essere illustre, cioè deve essere nobile, raffinato, deve essere meglio dei rozzi dialetti italiani, deve prendere il meglio da tutti e diventare illustre, cioè che illumina. Illustre significa che illumina tutti gli altri dialetti perché è molto più raffinato. Deve essere cardinale. È immaginato come un cardine, avete presente il cardine delle porte? Perché lui, attorno a lui ruotano tutti gli altri dialetti e si modificano, ma soprattutto deve essere aulico. Siccome l'Italia è divisa e frantumata in 1.000 comuni e piccoli regni, Dante si immagina che questa lingua venga parlata finalmente in una grande sede imperiale che domina sull'Italia e quindi è un'idea di unità italiana che per la prima volta nasce negli intellettuali del nostro paese. Un'altra grande opera, che è l'opera politica di Dante, anch'essa scritta in latina, è il Monarchia. È l'ultima scritta, 1312-1313. L'imperatore Arrigo VII promette di scendere in Italia per riunificarla finalmente sotto il potere dell'impero. La Chiesa si oppone, vi ricordate, c'è sempre questo scontro fra Chiesa e Impero, perché la Chiesa afferma di essere superiore all'impero. E quindi Dante elabora una teoria che si chiama teoria dei due soli, cioè entrambi i poteri hanno la stessa dignità, sono a pari. La Chiesa proponeva la teoria del sole e della luna, cioè la luce che arriva dal sole, che è la Chiesa, si riflette sull'impero, che è la luna. Quindi l'impero vive della luce riflessa della Chiesa, mentre invece Dante afferma che entrambi hanno la stessa dignità, sono due soli, che hanno due scopi diversi. Uno è la felicità terrena, ci deve pensare l'impero alla felicità terrena, e l'altro è la felicità eterna, il benessere spirituale, ci deve pensare la Chiesa. Questi due poteri devono andare paralleli, è la teoria della separazione dei poteri. Devono andare con concordia, devono andare entrambi verso lo stesso scopo, cioè rendere l'uomo felice. È un testo scritto in 3 libri. Questi 3 libri raccontano e spiegano come sapeva Dante fare con l'utilizzo della dialettica scolastica, quindi tesi contro tesi, che l'impero è la sola istituzione che può garantire la pace. Non è vero che la Chiesa è superiore perché l'impero è stato voluto da Dio. Non a caso Gesù Cristo è nato durante l'impero romano e il Sacro Romano Impero medievale è il diretto discendente dell'impero romano. Quindi entrambi questi poteri sono stati voluti da Dio, ma sono stati voluti perché fossero separati. Finiamo qua questo ripasso molto veloce delle teorie di Dante. Vi chiedo di lavorare sui testi, ma soprattutto stiamo già lavorando e ci lavoreremo lungo tutto il percorso del primo quadrimestre sulla Divina Commedia, quindi il grande laboratorio sulla Divina Commedia che faremo e sul quale verrete valutati. Buono studio!